Dopo gli ultimi dati allarmanti sulla violenza sulle donne, il Parlamento ha approvato il decreto antifemminicidio. Tra le misure adottate, l'allontanamento immediato da casa del partner violento, l'arresto in flagranza di reato per stalking e la querela irrevocabile. Una svolta importante, come nelle parole dell'assessore alle politiche sociali della provincia di Lecce. Un sistema che sicuramente può dare soluzioni a quelli che sono i gravi problemi, il grande dramma sociale che stiamo vivendo. Non dimentichiamo che ogni due giorni c'è una donna che muore per mano di un uomo, di un partner e spesso anche ex partner. Oggi dobbiamo tutti contribuire con azioni importanti parallelamente a educare le coppie, a educare i cittadini alla non violenza. Quindi vanno bene le misure anche piuttosto rigide, repressive, l'arresto preventivo è una misura molto importante, ma se tutto ciò non è accompagnato da un processo di educazione culturale, soprattutto nel caso in cui gli atti sono compiuti all'interno delle mura domestiche, il problema non lo si risolve. Un sistema importante può essere quello dell'istituto della mediazione familiare, perché le coppie in separazione molte si rivolgono per esempio al nostro centro per la famiglia e attraverso l'istituto della mediazione si può aiutare la coppia a gestire i conflitti, quindi a prevenire quelle che possono essere poi azioni ben più gravi, soprattutto quando poi ci sono figli minori di mezzo. Giornata di consiglio quella di oggi a Palazzo dei Celestini. In una calda giornata d'agosto la giunta provinciale ha discusso fra gli altri il punto all'ordine del giorno riguardante la verifica degli equilibri generali di bilancio. A quanto emerso dal dibattito, la provincia di Lecce può contare su una situazione economica complessivamente equilibrata. Gli 850.000 euro di debito fuori bilancio sono stati coperti. Abbiamo mantenuto una situazione di equilibrio generale, ha spiegato l'assessore provinciale Filomena Dantini Solero nella dialettica con i consiglieri dell'opposizione. Insomma, c'è tranquillità a Palazzo dei Celestini in una fase in cui l'obiettivo è quello di traghettare l'ente verso il riordino territoriale su cui il governo sta lavorando. È terminata con il punteggio di 4-0 per i giallorossi la partita contro il Novoli, ad andare in gol Zigoni, Rosafio, Bozzi e Salvi. Hanno lavorato indifferenziato Bogliasino, Diniz, Beretta e Martinez, mentre sono stati a riposo Bleve e D'Ambrosio. Poco prima delle gare, Antonio Tesoro ha ufficializzato il nuovo staff del settore giovanile. Il responsabile rimarrà Matteo Lauriola, rientra Antonio Toma, che sarà direttore tecnico. Pedro Pablo Pasculli allenerà la Berretti, mentre a Walter Monaco andrà alla guida degli allievi o dei giovanissimi. Proseguono le trattative di mercato, è fatta per Di Maio all'Aquila, mentre addirittura ad arrivo l'accordo per Dumbia. Si complica la trattativa per Del Vecchio, in quanto D'Ambrosio è riluttante ad accettare il Grosseto. Oggi è previsto un solo allenamento al mattino, poi diramazione dei convocati e partenza per Terni.